Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Ha inizio l'incontro del Presidente della Repubblica con una rappresentanza della Marina Militare in occasione della Festa della Marina. Prende la parola l'ammiraglio di squadra Enrico Credendino, capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Signor Presidente, le porto il deferente saluto delle donne e degli uomini della Marina Militare, militari e civili, e le esprimo la gratitudine per aver concesso questa importante occasione di incontro. Domani cade il 104° anniversario della gloriosa azione di Premuda. Era il 10 giugno del 1918, quando gli equipaggi dei MAS 15 e 21, al comando del capitano di fregata Luigi Rizzo e le guardia marina Giuseppe Aonzo, affondarono al largo della piccola isola di Premuda la corazzata Santo Stefano della Marina Imperiale Austro-Ungarica, uscita in mare con una potente flotta con l'intento di forzare il blocco navale nel canale d'Otranto. Il successo dell'impresa fu determinante per la vittoria della guerra sul mare, poiché privò la Marina Imperiale Austro-Ungarica di ogni iniziativa e segnò il definitivo tracollo morale delle forze nemiche. L'azione di Premuda ha consegnato alla storia della Marina una straordinaria testimonianza di coraggio e abnegazione, virtù che ancora oggi animano le donne e gli uomini che con tanta generosità affrontano i sacrifici di una vita dura e impegnativa, la vita del marinaio. Figure come Luigi Rizzo, che hanno scritto pagine memorabili della nostra storia, avevano alle loro spalle l'intera Marina, con personale di ogni grado, ruolo, corpo, specialità, militari, operai, civili che lavoravano con competenza e dedizione per preparare mezzi sempre più affidabili, consentendo ai nostri eroi di segnare la storia. E questo è lo spirito della Marina Militare. Oggi come allora siamo una grande squadra, siamo un grande equipaggio che voga all'unisono. Patria e onore, nell'adempimento di ogni dovere, sono i fari che guidano la navigazione di questo equipaggio, che continua a trarre forza e spone dal giuramento da ciascuno prestato, onorandolo e rinnovandolo nel quotidiano, tenendo sempre a mente gli altissimi valori di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione. Signor Presidente, di questo grande equipaggio che presenta una ridotta ma significativa rappresentanza, tra militari e civili di ogni corpo, ruolo e grado, di ogni estrazione e specializzazione, delle scuole di formazione, degli atleti dei gruppi sportivi, della rappresentanza militare, dell'equipaggio di nave Marcella, che riceverà domani la bandiera di combattimento, del primo reggimento San Marco, la cui bandiera di guerra verrà decorata con la medaglia d'argento a valore di marina, insieme al personale che riceverà domani la medaglia di bronzo al valore e al merito di marina. Inoltre sono presenti l'Associazione Nazionale Marinieri d'Italia e la Lega Navale Italiana, che costituiscono il collante che tiene unita la grande famiglia marinara. L'Andrea Doria, istituto di assistenza alle famiglie e agli orfani del personale della Forza Armata, che interpreta appieno la vocazione della Marina, che non lascia mai nessuno indietro. Ciascun membro di questo equipaggio è rappresentativo di un singolo tassello, una tessera necessaria a comporre il mosaico, variegato e bilanciato, delle molteplici professionalità e specificità che ben sintetizza la peculiare complessità della Marina Militare, che per definizione è profonda vocazione interforze, interagenzia e multidimensionale, operando sopra e sotto la superficie marina, in cielo e in terra. Capacità che oggi, come ogni giorno dell'anno, esprimiamo nell'impegno nelle operazioni sotto egida della NATO, dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, di coalizione o anche in specifico ambito nazionale, con una presenza media in attività di circa 3.000 donne e uomini. In questo momento, al di fuori del Mediterraneo, il tricolore sventola sui ponti e sugli alberi delle nostre navi, dalle coste statunitensi dell'Oceano Atlantico alle coste somali dell'Oceano Indiano, il Mar Rosso, il Golfo Persico, e dalle acque del Golfo di Guinea sino al Circolo Polare Artico. I nostri mezzi moderni rappresentano, nei mari del mondo, un fine strumento di diplomazia
e la più alta espressione dell'eccellenza italiana nella cantieristica, nell'ingegno, nel livello tecnologico raggiunto dalle nostre industrie strategiche, nonché dalle piccole e medie imprese, elementi vitali del cluster marittimo nazionale. Mezzi che costituiscono il presidio più avanzato della nazione, a prescindere dalla missione loro assegnata, sia operativa, addestrativa, di supporto alla popolazione, di tutela dell'ambiente marino o di naval diplomacy, e garantiscono la presenza, la sorveglianza, la vigilanza, la deterrenza, le funzioni di polizia ad alto mare, estendendo la tutela dello Stato e dei legittimi interessi nazionali al di là dei confini terrestri e marittimi. In due parole, la sicurezza marittima, anticipando eventuali rischi e minacce per il Paese prima che arrivino a lambire la nostra frontiera, che per i suoi 7/8 è una frontiera liquida, e a tutela del cluster marittimo nazionale di cui siamo una costola fondamentale. Nell'alveo della difesa, l'azione dello strumento marittimo risulta funzionale con le sue peculiari caratteristiche di flessibilità, prontezza, scalabilità e disponibilità per l'attuazione della strategia nazionale nell'area del Mediterraneo allargato, ove principalmente si concentrano gli interessi della difesa di una nazione come l'Italia, media potenza regionale a forte connotazione marittima, così come delineato dalla direttiva ministeriale di strategia di sicurezza e difesa per il Mediterraneo, recentemente emanata dal signor Ministro della Difesa. Il nostro Paese, marittimo per storica vocazione e per geografia, avrà presto anche la sua zona economica esclusiva, che richiederà di rafforzare ulteriormente la continua azione di presenza e sorveglianza della Marina a tutela e salvaguardia degli interessi del mare, del Paese sul mare. Nel suddetto scenario, per mantenere l'efficienza e l'efficacia che ci contraddistinguono, dovremo continuare a disporre di mezzi moderni, performanti e dotati di capacità militari di pregio, potendo contare su personale adeguato nei numeri, opportunamente selezionato, motivato, professionalmente preparato, altamente specializzato e forte di incondizionata abnegazione e generosa predisposizione. In tal senso desidero esprimere il mio ringraziamento al Parlamento e al Governo per la sensibilità e per l'attenzione dimostrata sul tema del personale, per i lungimiranti investimenti necessari a proseguire il rinnovamento dello strumento marittimo della difesa. Prima di chiudere, signor Presidente, mi consenta di esprimere la riconoscenza al personale della Marina per il continuo impegno col quale contribuisce, giorno per giorno, all'assolvimento di numerosi e onerosi compiti istituzionali che vengono chiesti alla nostra Forza Armata. E ringrazio anche le nostre famiglie e i nostri affetti, che con grande comprensione e generosità sanno accogliere nel quotidiano la peculiare condizione del nostro essere militari e ancora oltre il sacrificio implicito delle condizioni di marinaio. Concludendo, signor Presidente, nel rinnovare i sensi della più profonda gratitudine per l'attenzione e per la vicinanza che dimostra in ogni circostanza la Marina, e in particolare in questa ricorrenza così importante per tutti noi oggi, posso garantirle che il Paese e tutti i cittadini potranno sempre contare su una Marina d'eccellenza, nonché sulle migliori energie, sull'incondizionato impegno, sulla generosità e sullo spirito di sacrificio dei nostri marinai. Grazie. La consegno adesso? Signor Presidente, adesso le vorremmo consegnare un ricordo di questa giornata per noi così importante. Sono due allievi del Morosini, del secondo corso, che lei ha visto giurare a Venezia qualche settimana fa. Prego. Buongiorno, signor Presidente, sono Radio Secondo Corso Messa. E oggi le volevo parlare di questa stampa, una stampa originaria del 1688 di un frate veneziano molto famoso, Vincenzo Cornorelli, il quale è famoso in quanto è il fondatore dell'Accademia degli Areopagitici, che è l'accademia più antica geografica di tutto il mondo. La prima stampa, la parte superiore, rappresenta una scena di guerra, della guerra di Candia. Candia è un termine veneziano per indicare l'isola di Creta, e è avvenuta tra il 1645 e il 1669. Il protagonista di questa battaglia è Francesco Morosini, che all'epoca era già diventato capitano generale d'Amar, quindi comandante della flotta in guerra, e in particolar modo l'episodio rappresenta 21 galere della Serenissima, in più 4 imbarcazioni a vela, e che riuscirono a sconfiggere parte della flotta dell'Impero Ottomano e quindi recare molti danni a quest'ultimo. Per la seconda parte della stampa lascio la parola alla mia compagna di corso. Buongiorno signor Presidente, io sono allievo secondo corso Beatrice Tono, e la seconda parte illustra un avvenimento databile nell'ottobre del 1645. Vede come protagonisti l'armata veneziana in rotta verso l'isola di Corfù per passare l'inverno,
Infatti l'isola era la sede di un'importante fortezza della Serenissima e l'armata ottomana. Le due flotte si scontrano nelle acque di Milos, un'isola al centro dell'Egeo, e in particolare la scena celebra Francesco Morosini, allora sovraccomito, ovvero comandante di galea, che spinge la sua imbarcazione per primo verso il nemico, tenendo fede al suo motto, al motto della sua galea, in certamine prima, ovvero prima in battaglia. Grazie al suo coraggio e al suo valore porterà grande pregio alla Marina della Serenissima Repubblica e lo porterà anche a essere eletto nel 1688 doge di Venezia. Grazie. Prende ora la parola il Presidente della Repubblica. Benvenute e benvenuti al Quirinale. Rivolgo il mio saluto al Capo di Stato Maggiore, con il quale poc'anzi abbiamo parlato dei temi che il grande equipaggio, come lo ha definito, della Marina affronta ogni giorno. Ai presenti e attraverso di loro a tutte le donne e a tutti gli uomini della Marina, sia militari sia civili, desidero esprimere gli auguri più sentiti per la ricorrenza così importante che domani verrà celebrata. Un saluto particolare vorrei inviare ai militari impegnati in operazioni a bordo o a terra, in Italia e all'estero. A tutti esprimo la riconoscenza della Repubblica degli Italiani. Ringrazio l'Istituto Andrea Doria, attraverso il quale la Marina si stringe attorno al personale in difficoltà. Ringrazio l'Associazione Nazionale Marina Italia, la Lega Navale, per la loro preziosa opera di diffusione dei principi della cultura del mare. Esprimo i miei complimenti ai militari che domani saranno decorati con onorificenze al valore e al merito della Marina. A loro va il plauso per i gesti ammirevoli compiuti. Come ha ricordato il Capo di Stato Maggiore poc'anzi, domani a Gaeta verrà consegnata la bandiera di combattimento alla fregata Marceglia e saluto l'equipaggio, chi è presente l'equipaggio, il comandante della fregata, però. È un atto importante di alto significato, centrale nella vita di una nave. La figura di Antonio Marceglia, protagonista dell'impresa di Alessandria Egitto, medaglia d'oro a valor militare, è fonte di ispirazione per quanti si riconoscono nei valori e nelle tradizioni della Marina. Il valore strategico della Marina, ne parlavo poc'anzi con l'ammiraglio Credendino, e della dimensione del mare è andato ulteriormente aumentando nei decenni della globalizzazione. La crisi in Ucraina, con l'attacco mosso dalla Federazione Russa, ne evidenzia ancora di più il rilievo. Non vi è conflitto che non si riverberi immediatamente su paesi vicini e su popoli vicini, e su popoli che appaiono più lontani. È così per gli aspetti alimentari, con il blocco della navigazione nel Mar Nero, e per quelli energetici. Questi hanno provocato l'avvio di un processo per differenziare le fonti, che vede in ogni caso nel trasporto marittimo una via essenziale. Vi sono diversi fattori di precarietà che influenzano le attività marittime e pesano inevitabilmente anche sulla sicurezza e sulla prosperità dell'Italia, dell'Unione Europea, dell'intera comunità internazionale. Si comprende bene in questo modo l'impegno della Marina e delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, nelle operazioni di vigilanza marittima nel Mediterraneo e le attività di sorveglianza in Medio Oriente, nel Golfo di Guinea, sul Mar Rosso, per presentare gravi atti di pirateria e per assicurare la libertà di navigazione. L'interesse strategico della Repubblica nei confronti della dimensione allargata del Mediterraneo nel contesto euroafricano è di assoluta evidenza.
Con lo sguardo rivolto alla sicurezza e al bene del nostro Paese, la Marina Militare ha fornito un contributo di rilievo anche durante la pandemia. A questo riguardo mi congratulo con tutto il personale coinvolto e in particolare con i fucilieri del Reggimento San Marco, la cui bandiera domani verrà decorata della medaglia d'argento al merito di Marina. I nostri marinai, le nostre navi, rappresentano un grande patrimonio di valori e di capacità che riscuote affetto e ammirazione in Italia e all'estero. Giorni fa a Napoli, durante la visita di Stato del Presidente d'Algeria, abbiamo potuto ammirare ancora una volta, per me, la prima volta per il Presidente algerino, la bellezza e l'eleganza di nave Vespucci, che ha reso gli onori. La Vespucci, con la palinuro e moderni mezzi di cui la Marina è dotata, formano un complesso inscindibile che coniuga in maniera plasticamente raffigurata ma concreta le tecnologie più avanzate con le tradizioni più antiche che riconducono ai valori della Forza Armata. Tutti voi oggi ne siete protagonisti. La ringrazio, ammiraglio, per questo dono così bello. Mi riconduce alla cerimonia di giuramento solenne degli allievi del Morosini di qualche settimana dietro, per il 60° anniversario dell'Istituto. È stato un momento suggestivo e molto coinvolgente quello del giuramento degli allievi. Sono lieto di rinnovare ancora una volta il mio saluto e il mio apprezzamento per il vostro impegno. Viva la Marina Militare. Auguri per domani, anzi buon vento. Viva le Forze Armate, viva l'Italia. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.